Vuole presentare nei suoi aspetti principali il prossimo censimento degli istituti che verrà condotto dall'Istat nel corso di quest'anno. Una brevissima panoramica rispetto al contesto di riferimento, agli obiettivi della rilevazione, alla definizione del quadro in campo di osservazione della rilevazione, un accenno alla lista censuaria, le tecniche di rilevazione, la campagna di comunicazione e i contenuti informativi. Vi dico che la data di riferimento della rilevazione censuaria è il 31 dicembre 2011, l'avvio della rilevazione sarà previsto per settembre 2012, si chiuderà entro dicembre e la diffusione dei dati è prevista per il secondo semestre del 2013. Il contesto di riferimento sono dei numeri che conoscete benissimo, sono sempre gli stessi, purtroppo, visto che non abbiamo niente di nuovo. L'ultima rilevazione censuaria condotta nel 2001 ha rilevato 235.000 istituzioni non profit sul territorio italiano, che sono distribuite rispetto alla forma giuridica, abbiamo una maggiore prevalenza di organizzazioni a carattere associativo. Diffusione è abbastanza disomogenea sul territorio nazionale, in cui il 50% delle associazioni, delle organizzazioni e istituzioni sono nel nord Italia e il restante 50% si distribuisce in maniera più o meno equa tra il sud e tra il mezzogiorno e il centro. Le attività prevalenti connesse anche al tipo di struttura che abbiamo rilevato sono, diciamo, la cultura, sport e ricreazione per il 74% dei casi e gli altri settori maggiormente diffusi sono l'assistenza sociale, la tutela degli interessi, poi a seguire la sanità, l'istruzione e la ricerca e le altre attività. Nel 2001 sono stati rilevati 500.000 dipendenti operanti nelle istituzioni non profit rilevate e 3.300.000 volontari. La distribuzione, non so se riuscite a vedere dal grafico, la distribuzione delle risorse umane impiegate per tipologia, quindi per volontari dipendenti per settore di attività economica, denota una certa specializzazione rispetto alla struttura organizzativa delle organizzazioni, per cui vediamo come la maggiore prevalenza di volontari sia rilevata nelle organizzazioni che svolgono attività di tipo culturale, sportivo e ricreativo, mentre le istituzioni che si occupano di assistenza, che operano nel settore dell'assistenza sociale, della sanità e dell'istruzione e della ricerca fanno maggiormente ricorso a lavoratori di tipo, diciamo, lavoratori dipendenti, lavoratori retribuiti. Un brevissimo accenno agli unici dati che possiamo rilevare finora rispetto alla digitalizzazione, diciamo così, del settore del profit. Le istituzioni che avevano il sito internet nel 99 erano pari al 3,4% del totale, quindi 7.500 istituzioni non profit avevano un sito internet. Nel 2005 erano 7.300 cooperative sociali, pari al 3% del totale ovviamente della rilevazione sulle cooperative sociali. E nel 2003 il 23% delle organizzazioni di volontariato rilevate presentava, diciamo, aveva un sito internet. Le prossime rilevazioni censuarie, il censimento delle istituzioni non profit si innesta nell'ambito del censimento, del più generale censimento industrie e servizi previsto per il 2011, che rileva tutte le unità giuridiche e economiche presenti sul territorio nazionale e che si articola in tre rilevazioni distinte: la rilevazione sulle imprese, la rilevazione sulle istituzioni non profit e la rilevazione sulle istituzioni pubbliche. Sono tre rilevazioni completamente distinte che partiranno nello stesso periodo, verranno svolte nello stesso intervallo di tempo e anche la diffusione dei dati dovrebbe essere congiunta. E ovviamente io vi darò un focus sulla rilevazione sulle istituzioni non profit. Gli obiettivi principali sono relativi, cioè, gli obiettivi del censimento delle istituzioni non profit sono quelli essenzialmente di misurare la consistenza del settore, consentendo appunto l'analisi storica rispetto alle rilevazioni passate che sono state condotte nel 99 e nel 2001, cogliere ovviamente le principali caratteristiche strutturali del settore in termini di, anche per qualche modo valorizzare e riconoscere il ruolo del settore in Italia.
rispondere alle esigenze informative nazionali e internazionali relativamente alla predisposizione del conto satellite delle istituzioni non profit, che è un'indicazione raccomandata dalle Nazioni Unite, cioè esiste appunto una raccomandazione rispetto un'indicazione sulla possibilità di predisporre il conto economico delle istituzioni non profit, cosa che oggi non si realizza nel sistema di contabilità nazionale. Abbiamo soltanto la distinzione fra le imprese e le amministrazioni pubbliche. Nell'ambito del censimento rileveranno una serie di informazioni che saranno utili anche alla misurazione economica del lavoro volontario, quindi ad una valorizzazione economica del lavoro volontario secondo le indicazioni dell'ILO e del manuale che è stato recentemente pubblicato. Nel medio termine l'obiettivo principale dell'Istat è quello di consentire, diciamo, attraverso appunto i dati del censimento, consentire la messa a regime di un registro statistico delle istituzioni non profit che dovrebbe essere aggiornato annualmente attraverso l'integrazione di fonti amministrative, che potrà essere la base di riferimento per la produzione di statistiche aggiornate e quindi, diciamo, la conduzione di rilevazioni campionali che possono approfondire aspetti particolari del settore anche rispetto a tipologie specifiche del settore. Quindi, diciamo, l'obiettivo, la strategia dell'Istat è quella di chiudere il censimento delle istituzioni non profit e poi partire con delle rilevazioni settoriali rispetto a diverse tipologie di organizzazioni per, diciamo, focalizzare le caratteristiche principali delle diverse, diciamo, componenti del terzo settore. La definizione adottata, la definizione statistica di istituzione non profit che noi abbiamo adottato, che fa l'Istat adotta, fa riferimento ovviamente ai sistemi, al sistema national account, quindi al sistema di conti nazionale, al manuale dei conti economici che appunto definisce le regole di comportamento per le stime di contabilità nazionale, e l'handbook of non-profit institution, che appunto in qualche modo rende operative le definizioni e le indicazioni previste dal sistema dei conti nazionali. La definizione è molto ampia perché fa riferimento essenzialmente, cioè definisce appunto l'istituzione non profit come un'unità giuridica economica che è dotata o meno di personalità giuridica, che è di natura privata e che non produce ovviamente beni e servizi destinabili o meno alla vendita e che in base alle leggi vigenti non ha la facoltà di distribuire utili, profitto eventualmente prodotto ai soggetti che l'hanno costituita o la controllano. Qui vabbè c'è una specifica rispetto appunto al fatto che anche indirettamente che siano, diciamo, non può distribuire profitti che siano diversi dalla remunerazione del lavoro prestato dai soggetti che l'hanno istituiti. Questa definizione implica una serie di aspetti essenziali, quindi la costituzione formale, esiste appunto uno degli elementi fondamentali che sia costituita formalmente attraverso un atto normativo, che può essere uno statuto, un regolamento o altre forme formalizzate, la natura privata, quindi c'è, cioè, una natura privata, e ovviamente distinguiamo le istituzioni pubbliche da questo settore, e non profit, nel senso che appunto è previsto il divieto alla distribuzione dei utili. Un'autonomia istituzionale che in qualche modo è il presupposto fondamentale dell'autonomia gestionale di bilancio, cioè l'autonomia istituzionale deve essere distinta, cioè deve essere un soggetto giuridico distinto da altre istituzioni, altre organizzazioni, e l'adesione deve essere prevalentemente volontaria. Ora, diciamo, come si diceva prima, come sapete, non esiste in Italia un quadro giuridico di riferimento, una forma giuridica univoca, una figura giuridica univoca di riferimento del terzo settore, per cui in qualche modo l'Istat, per rendere operativa quella definizione, ha focalizzato l'attenzione, ha selezionato, ha individuato nel suo campo, nel campo di istruzione del censimento, quelle forme giuridiche che sono previste essenzialmente dal codice civile o da legislazioni speciali nel caso della cooperativa sociale, quelle forme giuridiche che prevedono il divieto alla distribuzione degli utili. Quindi sono appunto le associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le cooperative sociali e gli altri privati, altro privato o altra forma giuridica di natura privata, dove erano incluse alcune istituzioni che non si riconoscono nella primissima, quindi tipo istituzioni sanitarie, istituzioni educative che a volte non hanno una forma giuridica definita in quei termini. Le tipologie
tipologie, ora diciamo la forma giuridica in sé, per quanto riguarda, diciamo, la classificazione statistica, non aiuta a delimitare le varie componenti, le varie anime del settore. Per cui abbiamo realizzato, diciamo, questa proposta, che è ancora una classificazione delle istituzioni per tipologie istituzionali, quello che vedete, dove queste sono, diciamo, le principali tipologie istituzionali che in qualche modo possono essere evidenziate nell'ambito, diciamo, in termini di sottoinsieme che compongono il settore e quindi il campo di osservazione del censimento. Però ovviamente, cioè, è una classificazione che è in progress e che, insomma, vi ho voluto lasciare soltanto per darvi un'idea di quello che è incluso. La lista censuaria. Ora, questa è una tabella che, diciamo, è ancora è work in progress, non è definitiva, ve l'ho, diciamo, presentata soltanto per farvi capire, per darvi dei numeri che sono ovviamente ancora in definizione. Ora, un accenno brevissimo a come è stata costruita la lista, appunto, partendo dal presupposto che non esiste un registro statistico delle istituzioni non profit, non esiste un archivio amministrativo unico dal quale la lista avrebbe potuto pescare le istituzioni non profit, è stata realizzata la lista censuaria di partenza del censimento, è stata realizzata attraverso l'integrazione di varie fonti amministrative e basi di dati statistici, attraverso le quali si sia in qualche modo pertinente il settore. Dalla integrazione di queste fonti e dalla stima dell'eleggibilità, quindi della caratteristica di non profit di unità e dalla stima dell'orso di attività, siamo arrivati in qualche modo a definire un numero che è già cambiato di 467.000 istituzioni. Diciamo che questa tabella mi dà di Cioè, attraverso questa tabella vorrei dirvi che noi adesso spediremo il questionario a un numero che è vicino a quello, che dovrebbe essere un po' cresciuto. Spediremo il questionario personalizzato per via postale alle istituzioni presenti nella lista e ovviamente sarà la rilevazione sul campo sarà anche un test rispetto diciamo, alle stime che abbiamo realizzato per l'eleggibilità di queste istituzioni. Anche qui la classificazione in alcuni casi, cioè, è ancora un po' particolata, insomma, deve essere un po', diciamo, deve essere ancora migliorata, ci stiamo ancora lavorando. Questa è, diciamo, la localizzazione territoriale che in realtà ripercorre essenzialmente quella che è la distribuzione territoriale delle unità rilevate, cioè delle istituzioni non profit che abbiamo già rilevato nel 2008. È molto simile, la distribuzione territoriale della lista attuale è molto simile alla distribuzione territoriale che abbiamo rilevato nel 2001. Un accenno velocissimo appunto alla tecnica di rilevazione che prevede, come abbiamo visto, la lista di partenza che permette appunto di, diciamo, questa procedura è stata molto complessa. Il vantaggio che ne deriva è appunto la possibilità di individuare le istituzioni non profit sul territorio al quale sarà spedito il questionario della rilevazione e permetterà un confronto archivio-censimento, una cosa che è stata già realizzata nei passati censimenti, quindi permetterà di validare anche le regole di costruzione del registro e quindi, diciamo, la possibilità poi porrà le basi per la possibilità di costruire un sistema informativo delle istituzioni non profit che potrà essere aggiornato annualmente secondo lo stesso processo che è stato realizzato per la lista. L'organizzazione del censimento è decentrata, con gli organi di rilevazione provinciali sarà gestito sul territorio dalle Camere di Commercio. È prevista la presenza di rilevatori che faranno attività di registrazione, controllo e correzione online dei questionari compilati che saranno consegnati presso la Camera di Commercio e l'acquisizione dei questionari delle istituzioni non rispondenti. Questo presuppone, appunto, garantisce un'autonomia e la flessibilità organizzativa rispetto alla rilevazione per tutti gli organi di censimento, cioè ci sarà la possibilità di appunto organizzarsi autonomamente rispetto alle modalità della rilevazione, secondo ovviamente le indicazioni dell'istituto. L'acquisizione dei dati con procedure multicanale permetterà una estrema flessibilità, estrema autonomia nelle modalità di partecipazione alle rilevazioni da parte dei rispondenti. Le istituzioni che riceveranno il questionario, infatti, potranno compilarlo via web,
come è stato per il censimento della popolazione, oppure potranno decidere di compilare il tradizionale, diciamo, la forma tradizionale, il questionario cartaceo, che verrà poi consegnato presso il centro di raccolta o i punti di ritiro che saranno predisposti sul territorio nazionale, oppure potrà aspettare che contattare un rilevatore per avere l'intervista, per cioè, fare un'intervista faccia a faccia. La campagna di comunicazione, diciamo, l'ISTAT punta molto sulla campagna di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti rispondenti, con l'obiettivo principale di raggiungere i diversi anni del settore e quindi informare sugli obiettivi, sulle modalità di censimento, sensibilizzare, ma anche favorire il riconoscimento di una comune identità non profit, perché in realtà, essendo il settore non profit estremamente variegato, estremamente frammentato, con delle realtà molto diverse fra di loro, uno degli obiettivi che ci sono posti in termini di campagna di comunicazione è quello di fornire un'identità comune, o comunque dare la possibilità a tutti i soggetti di riconoscersi, vogliamo vedere il rovescio della medaglia, far conoscere qual è la definizione di istituzione non profit nella quale molti potrebbero non riconoscersi. La rilevazione che è fatta al Ministero delle Finanze è qui non esiste? No, allora sì, è una fonte della lista. È una fonte, quella del modello AES, sì, quella lì è una delle fonti principali della lista. Che diciamo. Considerate però che l'Agenzia delle Entrate non conduce delle rilevazioni statistiche, ha acquisito dei dati a fini amministrativi e fini fiscali, che in realtà potrebbero avere delle finalità diverse dalle finalità statistiche, e che comunque diciamo, poi noi non possiamo rispondere in quei termini. Abbiamo acquisito l'elenco delle organizzazioni che hanno compilato il modello, che sono circa 240.000 e che sono incluse nelle 460.000 che le avevo detto. E quindi dicevo sì, nel caso abbiamo condotto il test per la valutazione del questionario, abbiamo spedito il questionario a una serie di organizzazioni di vario tipo, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, altre organizzazioni che avevamo, diciamo, nella banca dati, alcune delle quali sì, non hanno cioè, alcune fondazioni ci hanno detto non siamo istituzioni non profit perché dobbiamo rispondere. Per cui insomma l'obiettivo è. Sì. Le fondazioni, che è successo dentro? Quindi anche qui le azioni saranno rivolte al coinvolgimento degli attori intermedi, cioè puntiamo molto anche sulle organizzazioni intermedie che possono svolgere una funzione di veicolo dell'informazione, di sollecito alle istituzioni, la partecipazione di fiere, poi la creazione di un marchio e la cosa che può essere interessante rispetto agli obiettivi del convegno è quello, diciamo, di utilizzare dei servizi web che possano aiutare a veicolare il messaggio. Il questionario è molto articolato e permetterà di approfondire una serie di aspetti delle organizzazioni, per cui le caratteristiche strutturali rispetto alla struttura organizzativa, alla territoriale, agli assetti istituzionali, le attività svolte, dove sono incluse anche le forme di comunicazione che possono essere adottate dalle istituzioni non profit in rapporto a fondi, le risorse umane, quindi tipologie di risorse umane rispetto appunto a lavoratori retribuiti o volontari, altre figure presenti, e le risorse economiche, le entrate e uscite, il tipo di attività svolta, il tipo di finanziamento prevalente. Questa è l'ultima slide, che è un po' aerea, per chiudere, cioè vi dà l'idea abbiamo inserito nel questionario, che essendo un questionario centrale non può essere infinito, cioè abbiamo un questionario già di 16 pagine, e il quesito è sulle forme di comunicazione che potrebbe adottare il senso non profit, e abbiamo realizzato, cioè abbiamo fatto una forma grafica che possa in qualche modo mettere a confronto quelle che sono le più tradizionali, quindi la brochure, le lettere, le carte servizi, rispetto a quelle un po' più innovative, e l'informazione che posso darvi è che questa dimensione, queste caratteristiche, queste modalità di forma di comunicazione potranno poi essere analizzate rispetto a tutte le caratteristiche delle istituzioni che abbiamo rilevato, quindi la struttura organizzativa, il tipo di istituzione, il tipo di attività che svolgeranno, eccetera. E con questo video.